Buongiorno a tutti e benvenuti a questo editoriale. Beh, oggi parliamo e facciamo alcune considerazioni e riflessioni in merito al nuovo documento papale firmato lo scorso 3 ottobre 2020. Parlo dell'enciclica Fratelli Tutti. Questa è la terza enciclica dall'inizio del pontificato di Papa Bergoglio e viene giustificamente significativamente pubblicata nel giorno in cui la Chiesa celebra San Francesco, ma come avete potuto osservare nei media, nei giornali, nella televisione, questa enciclica ha fatto parlare solo il primo giorno. Ma leggiamo alcuni passi perché sono fondamentali e interessanti e poi ne parleremo. Ora, una parte è questa. La tradizione cristiana non ha mai riconosciuto, ripeto, come assoluto o intoccabile il diritto alla proprietà privata e ha messo in risalto la funzione sociale di qualunque forma di proprietà privata. Il principio dell'uso comune dei beni creati per tutti è il primo principio di tutto l'ordinamento etico-sociale ed è un diritto naturale, originario e prioritario. Tutti gli altri diritti sui beni necessari alla realizzazione integrale delle persone, inclusi quello della proprietà privata e qualunque altro, non devono quindi intralciare, bensì al contrario, facilitare la realizzazione, come affermava San Paolo VI. Il diritto alla proprietà privata si può considerare solo come un diritto naturale secondario e derivato dal principio della destinazione universale dei beni creati e ciò ha conseguenze molto concrete che devono riflettersi sul funzionamento della società. E qui mi fermo sulla citazione dell'enciclica. Queste sono parole che possono però trarre in inganno, così come altri passaggi della lettera papale, che tenta, come altre encicliche in passato, di scendere sul campo della modernità, affrontando vari temi, tra cui l'immigrazione, il lavoro, le storture del mercato. Questi argomenti sono solitamente appannaggio della sinistra, che ora sembra trovare nel capo del Vaticano il suo rappresentante più avanzato. Ho avuto occasione di sentir dire delle persone che si ritengono di sinistra, ma anche dell'organizzazione. Avete sentito il Papa parla sulla proprietà privata. A fondamento del testo incentrato sulla fraternità e l'amicizia sociale rimane saldo il principio della sussidiarietà, secondo il quale lo Stato deve limitare la propria ingerenza, evitando di soffocare, reprimere o inglobare quelle associazioni di carattere sociale, le cooperative, enti benefici, eccetera, che emergono spontaneamente dalla società. L'ascendente della Chiesa sulle cose del mondo è ancora grande e la sua sfera di influenza conserva una dimensione internazionale. Dicevo che le parole sulla proprietà privata non possono trarre in inganno, inganno che molti, anche della sinistra, sono propensi a caderci. L'enciclica succitata, cioè Fratelli Tutti, nell'enciclica si dice che la proprietà privata non deve affliggere gli umani, ma non si parla mai di abolirla, piuttosto di subordinarla ad altri valori. E dice che il profitto crea disuguaglianza, ma esso non va eliminato, bensì al contrario, va accettato, purché sia all'interno dei canoni. La spinta al cambiamento proveniente dalla forma cattolica può anche risultare radicale, ma rimane sempre nell'ambito del riformismo. Che cosa si intende per riformismo? Si intende che il sistema va bene così,
Anzi, non si cambia, basta riformarlo, smussarne i suoi eccessi e tutto va a posto. Non si parla di abolizione del lavoro salariato, subordinato, ma smussarne le eccedenze. Ricordiamo che il profitto esce dal lavoro subordinato. Non si parla di un piano di produzione per eliminare l'anarchia del mercato, ma solo smussarne gli effetti di questo, cioè sul mercato. Se voi andate a leggervi bene la Costituzione del Carnaro, del D'Annunzio o le prime forme di parole d'ordine del fascismo prima che andasse al potere, ebbene scimmiottava le rivendicazioni della sinistra, ma non era radicale, cioè non diceva l'abolizione della proprietà privata, diceva contro la disoccupazione per il lavoro, no? Ma che tipo di lavoro vogliamo? E questi sono i riformisti, traggono in inganno, possono trarre benissimo in inganno. Ha presente nell'enciclica precedente Laudato Si' il tema del diritto della proprietà privata e della sua necessaria funzione sociale viene nuovamente proposto, rimandandone la subordinazione a quello di tutti gli uomini all'uso dei beni della terra. Torna anche il tema della terza guerra mondiale a pezzi, le guerre, gli attentati, le persecuzioni razziali, religiose e in generale i soprusi contro la dignità umana attanagliano numerose aree del pianeta e sottostanno alla convenienza degli interessi economici. In tale contesto gioca un ruolo importante l'interconnessione tra i paesi sullo scenario mondiale e soprattutto tra i problemi al pari della questione ambientale che è strettamente legata ai diritti dei popoli e della dignità dei poveri. Per la risoluzione dei conflitti e della paura che da essi deriva si intende indispensabile una governance globale, un lavoro comune che sappia far fronte anche al fenomeno tipico della nostra società, dello scarto di una parte dell'umanità, la quale porta ai margini e privata dell'accesso ai beni di primaria sussistenza in favore di un'altra che sembra poter vivere senza limiti, sopravvivere alla povertà, all'indigenza. Il suo invito all'unità, all'universalità, all'uguaglianza, al contrasto agli effetti distruttori dell'impero del denaro, anche in termini concreti, tramite il sostegno attivo ai movimenti che nascono dal basso, l'enciclica Fratelli Tutti percorre il solco tracciato dalla dottrina sociale della Chiesa, nata a fine dell'Ottocento con l'enciclica Rerum Novarum di Leone XIII. Come allora, quando il pontefice spronava i fedeli a fondare e ad aderire ad associazioni sindacali, o come al tempo della Guerra Fredda, quando Papa Pacelli, nel suo discorso di Natale, si poneva al di sopra degli schieramenti in campo e criticava in toto il capitalismo, biasimandone sia la variante occidentale che quella orientale. Di fronte all'emergenza della questione sociale, la Chiesa si fa sociale, proponendosi come terza via tra capitalismo e comunismo. Storicamente la forma cattolica rappresenta insieme a quella socialdemocratica e fascista una delle tre espressioni assunte dal riformismo in Italia. Oggi la differenza sta nel fatto che a fronte dell'evanescenza degli altri due filoni storici, la Chiesa dimostra ancora un'unità e una invarianza dottrinale forti, che le permettono di sfornare sintesi centrate sulle questioni più importanti nel nostro tempo e ad un livello sicuramente più alto di molti altri, ma senza mai negare le categorie capitalistiche, bensì spingendo per la riforma degli istituti vigenti nell'ottica della sua dottrina sociale. Quindi non parlerà mai di abolizione della proprietà privata e dei mezzi di produzione e di scambio, perché questi sono il cardine del sistema capitalistico. Ho affrontato uno, secondo me, il cardine del problema della Fratelli Tutti. Grazie per avermi ascoltato e arrivederci alla prossima.